Tutti i canti mariani inneggiano a quella che era la nota peculiare di Maria. Inneggiano tutti alla sua bellezza. C'è un canto tradizionale molto bello che noi cantiamo, che dice proprio così: Bella tu sei qual sole, bianca come la luna, e le stelle le più belle non son belle al par di te. Ma anche il Totapulcra, che in questo periodo, soprattutto che abbiamo pregato la novena dell'Immacolata, ecco, dice proprio questo: Totapulcra è tutta bella. La bellezza di Maria è stata riconosciuta da Dio sin da quando l'aveva pensata come madre del Redentore, madre del Salvatore e anche madre nostra. Siamo fortunati che da quando nel 1854 Pio IX proclamò Maria esente dal peccato originale, cioè appunto Immacolata, e quindi proclamando il dogma dell'Immacolata Concezione, ha permesso a noi non solo di averla come protettrice, come colei che ci difende dal male, ma soprattutto noi francescani siamo ancora di più fortunati perché Francesco d'Assisi ha scelto l'Immacolata Concezione come patrona dell'ordine da lui fondato, primo, secondo e terzo ordine. Maria è bella perché appunto è preservata da ogni macchia di peccato, bella sicuramente nei lineamenti fisici, ma soprattutto bella proprio perché la sua vita non ha mai conosciuto la macchia del peccato. L'Immacolata non festeggia la verginità di Maria. L'Immacolata è la festa di una donna che ha saputo rispondere sì, eccomi, fiat, amen, a quella che era la volontà di Dio. Se nella prima lettura, come abbiamo ascoltato, alla risposta di Dio che cerca l'uomo, dove sei? L'uomo gli dice, io mi sono nascosto perché avevo paura. Maria non poteva nascondersi a questa presenza, a questa voce che la chiamava, che la invocava. Il saluto dell'angelo è di una bellezza straordinaria. Ti saluto e gli dice proprio questo: tutta bella, ti saluto Maria. Dio ti ha trovato perfetta, Dio ti ha trovato piena di grazia. Significa proprio questo: oltre a te non c'è nessun'altra creatura degna di portare a compimento questo grande prodigio, questa grande missione che Dio ti sta affidando. Le ripete questa bella parola che è ripetuta tante volte quanti sono i giorni dell'anno nella Sacra Scrittura, non temere. E Maria dice subito sì. Un evento strano per una ragazzina della sua età, accettare di diventare madre di un prodigio, madre di quel Dio che attraverso di lei avrebbe assunto le nostre sembianze umane, uguale in tutto a noi, fuorché chiaramente nel peccato. Maria, così come la concepisce anche Francesco d'Assisi, è la sposa dello Spirito Santo e questo permette a lei di fare queste grandi cose che Dio ha compiuto in lei e che lei nel suo silenzio meditativo, nel suo essere vergine del silenzio, è stata maestra, discepola, è stata colei che ha camminato sui sentieri del proprio figlio, in vita, ma nel suo cuore tutti questi eventi prodigiosi. Non bisogna nascondersi alla volontà di Dio. Questo Adamo ed Eva non l'avevano capito bene, il loro peccato fu proprio quello di ascoltare una voce sbagliata, una teologia negativa, quella del serpente, che gli aveva immesso nel cuore il seme, della gelosia, il seme della vanagloria, il voler diventare come Dio appunto è questo. Ed è così che Dio deve indicare a loro che il loro cammino d'ora innanzi sarebbe stato di sofferenza, sarebbe stato di travaglio, perché
però la donna sarebbe stata sempre trionfante sul nemico. Se ad Eva dice tu concepirai e partorirai nel dolore, ma indica poi questa donna che diventerà, schiacciando il male, schiacciando quel serpente sotto i suoi piedi, diventerà la vincitrice su tutto ciò che è male. E Maria lo tiene fermo lì, con la testa schiacciata sotto i suoi piedi. E anche noi dobbiamo fare in modo che il male abbia quel posto sotto i nostri piedi, schiacciato sotto i nostri piedi. Se gli permettiamo di salire un po' più su nella nostra vita, ecco che entrando nel nostro cuore ci porterà a farci comprendere tutte le azioni negative che non devono assolutamente occupare le nostre intenzioni, le nostre parole, le nostre azioni. Per liberarci dal peccato noi abbiamo bisogno di metterci in ascolto di quella voce di Dio che ci indica la salvezza, ma al tempo stesso ci indica anche colei che è la nostra salvezza. Maria Santissima rende bella la nostra vita, perché noi che attraverso di lei preghiamo il suo figlio Gesù, e quindi liberandoci dal male, chiedendo di preservarci da ogni male, da ogni colpa, diventiamo belli come lei. Questo è un programma, un progetto forse difficile, ma non impossibile. Dio, attraverso l'Arcangelo Gabriele, dirà a Maria: nulla è impossibile a Dio. E Maria, quando si sente dire queste parole, ecco, dice: sono la serva del Signore, faccio in modo che questa impossibilità diventi possibilità attraverso la mia umile persona, ma appunto non temendo e affidandomi continuamente a Dio, tutto questo diventerà bello, diventerà possibile. Preghiamo Maria Santissima in questi giorni in cui c'è tanto bisogno di sentire la sua materna protezione. Preghiamo Maria perché noi che siamo figli di Dio e al tempo stesso siamo anche figli di Maria, ci sentiamo uniti ancor di più, preservati da ogni male, preservati da ogni peccato. Ecco perché insisto dicendovi che è importante pregare continuamente, reciprocamente, l'uno per l'altro. Maria ci guidi, ci accompagni in questo periodo di avvento, è la figura eccelsa. Dicevo nel messaggio di domenica che abbiamo innanzi a noi Giovanni Battista, avanti a Giovanni Battista c'è Maria, avanti a Maria c'è sempre Gesù. È Lui che ci invita, ci tira, ecco, con una corda uno dietro l'altro, a camminare sicuri. Sicuri, protetti da ogni paura e soprattutto tenendo lontano da noi ogni male, ogni peccato. Questa è anche la festa di noi francescani, ma è la festa di coloro che attraverso Maria si sentono figli di Dio e anche discepoli di Gesù. Maria, che è maestra degli apostoli, ci insegni sempre più che cosa vuol dire accettare la volontà di Dio, anche se a volte questa volontà diventa scomoda, diventa difficile. Ma attraverso la sua intercessione scopriremo che nulla è impossibile a Dio, e quindi nulla sarà impossibile anche per noi. Noi dobbiamo far sì che il nostro cuore diventi culla della sua parola e al tempo stesso, con Maria, culla di quel verbo che anche attraverso la nostra umiltà, il nostro silenzio, ma la nostra prodigiosa operosità diventa carne, si fa carne attraverso le nostre azioni, le nostre parole. Buona festa dell'Immacolata a tutti.